Ciao a tutti, bentornati. Oggi il video perché è arrivata la Degustabox. È arrivata la Degustabox con dentro tutti i prodotti che adesso ho già messo via, che l'altra volta mi sono arrivati difettati. Per cui da 1 a 100 come mi trovo con la Degustabox? 1000, perché veramente non pensavo. Nel giro di cos'è, una settimana circa, 19, no, vabbè, un po' di più, diciamo di 9 giorni. 9 giorni mi è arrivata, 9 giorni fa mi è arrivata la Degustabox, ieri, cioè, ieri 9 giorni, oggi sarebbero 10. 9 giorni fa è arrivata la Degustabox, ho fatto il video, ho subito contattato, il tempo di inviargli le foto, di linkargli il video e tutto, e che si sono, tac, è arrivata. Non proprio perfetta, stavolta perfetta, tutto a posto, io l'ho controllata subito, l'ho aperta, non mi sembrava il caso di fare di nuovo un video sulla Degustabox di giugno, per cui ho trovato tutti i prodotti, compreso il chinotto, e adesso ho capito cosa è successo alla prima Degustabox. Praticamente il chinotto era nel cellophane quasi attaccato all'acqua tonica, probabilmente gli si è rotto, sporcando tutto il contenuto, compresa la parte della scatola, però probabilmente hanno staccato quella parte lì del cellophane, di questi, e è rimasto solo un pezzettino di vetro e tutta la appiccicaticcia attaccata alla Degustabox, che ha rovinato, vabbè, ovviamente le cose all'interno, però. Quindi risolto il problema, mi hanno mandato tutto, quindi professionali, precisi, perfetti, e niente che dire, continuo sicuramente a ordinarla perché già mi stavo trovando bene, c'è stato questo piccolo disguido che penso che lavorando possa succedere, però si è risolto tranquillamente, quindi no, non c'è assolutamente problema. Quindi consiglio a tutti voi, se volete provare la Degustabox, vi metto il link qui sotto. A voi adesso la pagate 9,99 la prima, 9,99 euro, poi le prossime 15,99 se le pagate ogni mese. Se invece volete fare il pagamento semestrale, cosa cui adesso io inizio a pensare, andate a pagarla un euro in meno a Degustabox, quindi ancora più vantaggio. Io sono più di 6 mesi che la sto prendendo, quindi fino adesso avrei risparmiato sicuramente 6 euro. Non è molto, però, cioè, fai un anno e ti salta fuori una Degustabox praticamente gratis. E quindi ho detto, prossimamente farò pagamento semestrale, così andrò a pagare 14,99 euro a Degustabox, che è perfetto, perché comunque i prodotti contenuti sono sempre più mirati alla persona qui. È vero che sono molto simili del Degustabox, però probabilmente sono, siccome c'è proprio il questionario che ti dice cosa vuoi provare di qua e di là, probabilmente abbiamo quasi tutti delle simili idee. Vabbè, comunque è piaciuta, soprattutto a mio figlio, soprattutto per i noodles, il Knorr Asia, i noodle cup di Knorr Asia. Mio figlio fa, ah che bello, e anche le Pringles sono andate a lui, che se le porta in ufficio, era contentissimo, mi fa, ah che bello, questa Degustabox è per me, e gli ho dato anche la salsa di soia, perché così lui è a posto con i suoi amici. Il chinotto e l'acqua tonica me lo sono tenuto, idem per me ovviamente, e anche la preparazione per il pane focaccia e anche la pasta sicuramente. I filetti di tonno grigliati della Rizzoli per mio marito, e poi c'erano le Mentos, quelle una io e una mio figlio, e poi la granigella, la granita da agitare e da mettere in freezer, la classica granita siciliana al gusto di limone. Perfetto, quindi è arrivata la Degustabox. Lo stesso giorno in cui è arrivata la Degustabox, giusto per fare un 2 in 1, io avevo fatto anche l'ordine, cioè è arrivato anche il corriere di Macro Librarsi, che mio marito, infatti era a casa lui perché io ero al lavoro, ma ha detto, ho finito con ste cose, perché poverino, gli ho detto stai a casa, perché sapevo che arrivava la Degustabox, e lui si è trovato anche il... Dove sei? Si è trovato invece anche il ma ce la faccio, vero?
Si è trovato anche il Corriere di Macrolibrarsi. Allora, con Macrolibrarsi avevo in omaggio la rivista Vivi Consapevole, è una rivista che, vabbè, c'è un po' di tutto sull'alimentazione, su articoli vari, per sempre per conoscere cose nuove. Come spendi i tuoi soldi, consumo etico, cibo bio e locale, decrescita, autoproduzione, medicina olistica, crisi economica, moneta complementare, un altro modo di fare la spesa, decrescita felice e Amazon in retroscena. E qua festeggia il compleanno del Macrolibrarsi Store. Ok, ci sono dentro, non l'ho ancora visto. E qua c'è anche yoga, rilassati con il respiro a narici alternate. Ok, comunque ci sono sempre dentro delle informazioni interessanti. Io preferisco il cartaceo perché ogni tanto me lo mandano, come si dice, con il non cartaceo praticamente, che devo andare a scaricare PDF, quelle cose lì. Io sono ancora totalmente imbranata a riguardo. Comunque, con Macrolibrarsi, andiamo a vedere là dove è l'ordine. Ecco qua. Ho preso il no, dov'è? 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 Mancava un pezzettino. Ecco qua. Allora, queste cosine qua devo tirare fuori tutto. Ho preso la prima cosa, acido ialuronico 20 ml, pagato 4,8 euro. Ah, in più io con Macrolibrarsi avevo uno sconto tipo questo qua. Questo sconto qua che scadeva il 30 giugno, quindi ho fatto l'ordine, me l'hanno rimandato e sono praticamente tre sconti, ne puoi scegliere ovviamente solo uno entro il 31 di agosto del 2017. Quello che ho usato per questo ordine scadeva il 30 giugno, quindi me l'hanno rimandato un altro, puoi scegliere tra un 15% di sconto su qualsiasi importo. Cioè, quindi è anche piccolo, 1-2 euro, però qua pagheresti le spese di spedizione. Poi c'è un 15% di sconto con la spedizione gratis, però su acquisti superiori ai 19 euro. E poi c'è un 7 euro di sconto con la spedizione gratis, valido per acquisti superiori a 47 euro. Io mi sono fatto un po' i conti dati tra i tipologie di sconto sull'ordine che ho fatto e sono andata a farmi quello che più mi conveniva per quanto riguarda partendo dalla spesa base del mio ordine. Adesso, quindi mi sono arrivate due scatolette perché poi ho preso anche un'altra cosa che sinceramente l'ho presa sull'onda del momento perché avevo letto un articolo e dove si facevano tante cose con l'olio di cocco e allora ho inserito, l'avevo proprio appena letto, mi sono trovata sulla pagina sul sito olio di cocco, ho detto tac, prendilo. Adesso sono passati un do di giorni, io non mi ricordo più cos'erano le 10 cose perché non me le segno e devo andarmela a rivedere perché adesso ho l'olio di cocco. L'olio di cocco, questo qua, e l'ho pagato 9,27 euro, sono 300 grammi. Vabbè, si usa sia in cucina, per i biscotti, per fare cose, sia per fare le creme, sia per le creme corpo e vabbè, per tante, cioè ha tante proprietà. Però per adesso lo lascio lì chiuso perché non mi viene in mente le dosi, perlomeno le quantità. Poi ho preso questo acido ialuronico, soluzione all'1%, 20 ml, che l'ho pagato 4,8 euro, è della saponaria. Praticamente si aggiunge alla crema del viso e niente, si mette sul viso, un antirughe, basta. Però mi sembrava una figata, anche perché non costava tantissimo, quindi ho detto va bene. Poi ho preso Bidi Bobidi Bubu, questo libro qua l'avevo già comperato, è uno dei libri della mia amica Stefania Rossini, dico mia amica perché la conosco di persona, ho avuto modo di andare a casa sua e l'avevo già conosciuta a Milano, Fai la cosa giusta, 3-4 anni fa, mamma come vola il tempo, già la seguivo da un programma che aveva fatto in televisione, a dire il vero, è stato mio marito che l'aveva sentita durante non mi ricordo se era un telegiornale, quelle cose che si fanno, tipo TG Economia, qualcosa del genere, un suo intervento dove si davano i suoi dati e lui, siccome era un argomento che allora stavo affrontando, quello dei detersivi fatti in casa, della decrescita felice, del cercare di autoprodursi il più possibile tutte le cose, era un periodo in cui facevo creme, detersivo,
mi ero intrippata via e me l'ha segnato. Poi noi siamo andati a seguirla sul sito, sul suo blog, che è naturalmente Stefi, poi l'abbiamo contattata e alla fine, sapendo che era fai la cosa giusta, siamo andati a trovarla, sono andata a conoscerla, gli abbiamo proprio posto le domande, eccetera, ci siamo tenuti in contatto. Sono andata a casa sua, anche se abita a parecchi chilometri da me, siamo andate a fare, lei fa corsi di autoproduzione, adesso li fa un po' in giro per Nord Italia, Centro Italia, prima li concentrava soprattutto a casa sua. E ha scritto dei libri perché gli hanno chiesto di scrivere dei libri perché lei prima tutto quello che sperimentava, provava e le soluzioni finali che andava bene funzionavano, approvate dalla sua famiglia, lei le pubblicava sul suo blog, diciamo, aiutando anche tutte quelle persone che avevano bisogno di consigli o che non avevano voglia di sbattersi di andare a cercare le soluzioni. Lei ha unito il vecchio al nuovo, antiche soluzioni per autoprodursi, unito al nuovo, nel senso che con le tecniche di oggi, con anche il computer per andare a scoprire tante cose. Vabbè, quindi questo per dire che questo era l'ultimo libro che aveva fatto, l'avevo già preso per me. È un libro per bambini, però, dove aiuta i bambini a imparare ad autoprodursi le cose divertendosi, soprattutto cose molto semplici, alla portata di tutti, ma utili. E io l'ho trovato utile anche per me, al di là dei bambini. Ma siccome ho intenzione di regalarlo alla figlia di una mia amica, a cui piace tanto fare cose manualmente, gliel'avevo promesso. E mi scocciava un po' darle il mio, perché era il mio, nel senso. E allora gliel'ho ricomperato. E se volete andare a vedere, comunque lei si chiama Stefania Rossini, e naturalmente Stefi. Il blog ha un sacco di cose, ma è molto interessante se volete andare a curiosare. Poi, a proposito di libri, a furia di vederlo anche sull'angolo del focolare, il canale di Valentina, praticamente ha fatto anche una recensione, è andata, mi sembra, alla Fiera del Libro a Torino, ha fatto anche la recensione di questo libro e dopo aver trovato io parecchi vantaggi nella mia organizzazione, nella mia disorganizzazione, rendendo ordinati certe parti della mia vita, non tutte, perché sono riuscita però in alcune a tenerle ordinate grazie al magico potere del riordino di Marie Kondo. E adesso mi ci dovrò mettere sotto per altre zone, però, camera mia, sono riuscita tra i cassetti e l'armadio a sistemare le cose in maniera organizzata veramente, mi stupisco di me stesso, però probabilmente il libro Il magico potere del riordine su di me ha funzionato. Sono cose che vanno a persona, in base alla tua indole. È un libro che mi ha catturato, mi ha fatto vedere l'ordine in una maniera diversa da come hanno sempre cercato di farmela vedere gli altri. Cioè, io sono testona, devo arrivarci io. È inutile che mi dici metti in ordine per mettere in ordine. Io devo capire il perché, devo trovarmi. Infatti, tuttora sto cercando delle chiavi vecchie che mio marito mi aveva detto: metti via, che sono stufo di vederle che sono qua in giro. Ok, io le ho messe via. Siccome il loro posto da sempre è stato lì, cioè che non era il loro posto ma era lì, io sapevo che erano lì, le ho messe via sull'onda del mettiamo in ordine, io non so dove le ho messe, la mia casa è piccola, non le trovo più. Va bene, ho quelle altre, eccetera, non è che perse quelle non riesco più a aprire, però erano le chiavi di scorta, non le trovo, non so. Infatti sto cercando di capire che ragionamento ho fatto nel metterle in ordine. Ma siccome non avevo nella mia mente prima fatto lo spazio dove metterle, io le ho messe via per non fargliele vedere più a lui in giro. Non so dove le ho messe. Devo cercarle, cioè devo ribaltare casa per capire in che luogo posso averle messe. Allora, in frigorifero di sicuro no, nella lavatrice no e neanche nella lavastoviglie, però dopo tutti gli altri posti possono essere posti possibili. Vabbè, quindi il magico potere del riordino mi ha aiutato tantissimo e poi a me serviva questo. Infatti me lo devo leggere appena arrivato, il magico potere di sbattersene, cioè come riuscire a, ci sto già parzialmente provando, però questo mi dà il sostegno. Penso che leggendolo avrò un po' più di forza per sbattermene veramente di certe cose. Ok, e se volete andare a vedere una recensione,
adesso l'ha fatta, fino adesso che ne ho vista una carina, quella dell'angolo del focolare di Valentina. Altra cosa che ho preso, ah sì, non vi ho detto il costo dei libri, scusatemi. Allora, il Bidi Bobidi Bubu, quello di Stefania Rossini, 8,93 euro, e il magico potere di sbattersene, 12,33 euro. Poi c'era Vivi Consapevola e cartacea, era l'omaggio. Poi ho preso un eucalipto bio, olio essenziale puro di eucalipto bio dell'Arborea, 7,65 euro. Questo l'eucalipto è quello che mi servirà per fare i miei profumatori vari. E poi soprattutto per l'inverno, vabbè, adesso ci arriverà tranquillamente, sono 10 ml all'inverno. L'acido ianuronico ve ne ho parlato, e poi c'era un pendente radioattività, negatività, non mi ricordo più che cosa, comunque devo andarmelo a rileggere, perché ho detto sì, questo qua fa caso mio, perché lavorando comunque in ambienti dove c'è tanta energia così negativa, ho detto va bene, prendiamo questo pendente è un pendente di shungite cerchia. Shungite, e questo 7,64 euro. Ok, quindi tutte queste cose qua con lo sconto del 15%, la spedizione gratis, le ho pagate 49,90 euro, una bella bottina, però va bene, va bene. E questo poi ho fatto io dov'è? Dove sei? Aiuto! Questo qua ho fatto io, questo coso qua sopra, cercando, ecco, vedete, sono quasi riuscito a fare il doppio nodo scorsoio. Non mi ricordavo più come si faceva, sono dovuta mettere in ballo. Ho fatto anni a fare braccialetti con il nodo scorsoio, ma non mi ricordavo più. Va bene, quindi posso anche scegliere la misura che voglio, oppure cambiargli il cordino qua. Ce ne ho ancora residuati di quando facevo i braccialetti. E per questo è tutto, vi ringrazio, vi saluto, guardate sotto, vi metto il link per la Degusta Box e quello per macro librarsi. Un bacio a tutti, ciao, buona giornata!